Siamo qui con Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, alla presentazione del rapporto 100 materiali per una nuova edilizia. Materiali naturali, materiali riciclati, ma anche materiali innovativi. Zanchini, di che cosa si tratta? Perché Legambiente, un'associazione ambientalista, si occupa di materiali per l'edilizia? Perché in qualche modo è l'altra parte del ragionamento sulla nuova idea di interventi nel territorio, di cui la metà è quella di Salva il Suolo, la campagna per la raccolta firme europea per fermare il consumo di suolo. Non solo dobbiamo fermare il consumo di suolo, ma dobbiamo anche ripensare il modo in cui interveniamo nel territorio e quindi anche come costruiamo, come ricostruiamo, come magari demoliamo e ricostruiamo per togliere delle case, degli edifici, delle fabbriche costruite in posti sbagliati, perché purtroppo nella storia dell'edilizia italiana c'è anche molto abusivismo edilizio purtroppo, che va demolito, va delocalizzato in molti casi perché magari posto in area a rischio sismico, in area a rischio idrogeologico, però dobbiamo porre mano a tutto questo e dobbiamo farlo con una nuova edilizia. Ci sono altri paesi europei in cui la spinta, appunto, come raccontiamo oggi con questo rapporto, ha un'edilizia innovativa che premia i materiali provenienti per esempio dal riciclo nelle costruzioni e riciclabili, oppure materiali realmente naturali perché certificati nelle loro caratteristiche, materiali innovativi perché cambiano anche il modo in cui non solo si costruisce, cioè la filiera, ma cambiano anche nelle prestazioni che permette di raggiungere risultati per esempio in termini energetici che permettono appunto di risparmiare. Tutto questo processo ha permesso in questi stati di non perdere posti di lavoro, mentre il nostro paese ha visto una perdita di posti di lavoro dalla crisi di circa 500.000 persone. Cioè, 500.000 persone lavoravano nel settore edilizio e oggi non ci lavorano più. La sua azienda in particolare si occupa di un tema caldo, l'emergenza terremoto, sulle demolizioni. Ci può raccontare qual è la peculiarità di Catalyst in questo settore? Bene, parto dalla fotografia di luoghi disastrati da un evento così tragico e da tutte le macerie che ci sono ed una volontà fortissima, civile e politica, di ricostruire in quei luoghi. E allora la domanda che ci siamo fatti è questa: nell'ambito della nostra ricerca, come possiamo dare una mano, essere utili in un problema enorme che è quello del trasporto di tutte queste macerie di paesi interi, dove per farne cosa? Solo per l'intasamento, il disagio nelle strade di montagna, con tutti questi detriti che vanno in luoghi che rimarranno lì. Nel contempo si andrà a scavare nuove cave, si cuoceranno nuovi materiali, si emetteranno miliardi di metri cubi di CO2 in atmosfera. Con il nostro sistema proponiamo una accelerazione di tempi, un'economia di costi e soprattutto un'economia circolare. In che senso? Siamo in grado di installare nei luoghi del terremoto delle filiere di ricostruzione, bonificando le macerie stesse, perché ovviamente non possiamo utilizzare tutto, dobbiamo depurare dai materiali non inerti che in qualche modo non sarebbero indicati per materiali da costruzione tipo legno, ferro, vetro, plastica, che verranno riciclati nei vari settori. Quello che rimarranno sono macerie che sono fatte da materiali di costruzione di antica data, verrebbero trattati, tritati, miscelati in queste miscele che abbiamo brevettato con una parte minima di cemento e pressati in loco con macchine che noi installiamo sempre lì, con una filiera che parte dalla demolizione, dalla cernita, la miscelazione, la compressione e alla fine della filiera riescono i mattoni nella forma tradizionale, che possono essere immediatamente rimessi in costruzione nelle zone che sono da ricostruire. Quindi evitiamo tutto il trasporto a discarica, tutto il ritrasporto dalle cave,
eliminiamo l'escavazione di nuove cave, non immettiamo un metro cubo di CO2 nell'atmosfera perché viene fatto a compressione, c'è un po' di energia elettrica minimale per qualche secondo della compressione, ma in realtà è un circolo virtuoso che rimette nei luoghi del disastro con gli stessi materiali senza aggravamento né di trasporti né di discariche né di nuove cave né di emissioni. Ci sembra una soluzione molto utile per questo fatto.